puntata di Independent TV per Spazio Musica. Oggi incontro di siamo tutti senza voce, alla fine di un spettacolo fantastico per questo carnevale. Ditelo voi, voi un po' come i ricchi e poveri, siete partiti in quattro, poi siete rimasti in tre, è stato questo secondo successo? Speriamo di non diventare in due, cioè nel senso che voglio dire, oggi ricchi e poveri sono rimasti soltanto in due. Ma il segreto del nostro successo è il matrimonio. Sai quanto matrimonio funziona, no? E il nostro è un matrimonio che funziona da quasi 30 anni, quindi va bene così. Ditelo voi, ma da a chi lo dovete dire? Dove è uscito questo momento? Il ditelo voi. Anche io, la forza della dispensione. Hanno chiesto come mi chiamate, come gruppo, la prima volta. Avevamo nome e abbiamo detto, non lo so, dillo tu, e dillo lei, e dillo ditelo. E questo vi ha portato bene. Voi avete iniziato nel 1985. Ma tu lo stai dicendo? No, tranquillo, non lo sapevo. Cioè, tengo 53 anni. Avete quasi 30 anni di successi, questo lo sai. Mamma mia, sei giovane. No, sei giovane. Scusatemi. È sconvolto, è scioccato. Io voglio chiedere, però ditelo voi, noi siamo, diciamo, è appena finito Sanremo con tre campani e con un grande successo, con un podio, tutto ma guarda, abbiamo un bellissimo rapporto, la musica ci accompagna in tutto quello che facciamo, nei nostri spettacoli, nella nostra vita, quindi qualsiasi cosa facciamo ci serve, anche negli spettacoli, nelle piazze, siamo sempre molto attenti a scegliere una musica che possa piacere prima a noi, poi al pubblico, insomma, siamo attenti, la musica è il leitmotiv della nostra vita. Prediligete gli artisti napoletani o anche altri? Ma no, guarda, noi prediligiamo le cose fatte bene, insomma, se sono fatte da napoletano è ancora meglio perché poi ci sentiamo vicini, però quando una cosa è fatta bene, insomma, apprezziamo tranquillamente. E invece da dove prendete ispirazione? Io non mi piace dalla musica. Soprattutto dalla musica. Sì, perché la musica è fatta di ritmo, quindi ma secondo te un'altra domanda qui la possiamo fare? Allora io provo a dirvi che voi avete iniziato con dei balli grande successo con la Rai, con Mediaset, non eravate voi? Era un tuo sosia. Ma da quando è che abbiamo fatto questa cosa? Da 30 anni, Mimmo, sono 30 anni. Pure delle Garibaldi. Pure delle Garibaldi. La Rai, ti ricordi Gianni Morandi? Ti ricordi? È rimasto sconvolto. È rimasto. Ma possiamo dire che adesso addirittura siete approdati al cinema? Vabbè, allora come scimità. Tutte le interviste. Parlate con loro che io non so niente. Noi abbiamo da dire delle cose importanti, dalle piattaforme, dai marchi al cinema. Tre film, diciamo quattro al nostro attivo, uno l'abbiamo fatto nella mamma giovanissima, insomma se lo ricorda solo mio padre, e poi quest'ultimo tre film da Comorroide, Tre Uni e un Fantasma e l'ultimo Nato, insomma, che vengono si trovano sempre su questa piattaforma Prime, quindi per chi ha Prime è anche gratuito, quindi andatelo a vedere che è fantastico. Ma non perché l'abbiamo fatto noi, è un East Movie, è uscito il 3 gennaio, ma che significa East Movie? È uno di quei generi di film che trattano di tutto ciò che viene concordato per loro, il creato. Quindi è quei film che ti vengono attaccati e poi sapere fare della suspense. Sempre con tanta risata. Futuro del ditelo voi al cinema. Ancora al cinema, infatti stiamo scrivendo un altro film. Sempre grazie a Prime. Grazie, Graziella, e grazie a Prime. Allora devo dire che sul futuro ce l'ha fatta a rispondere, sul passato becca un po'. E allora per i 30 anni del ditelo voi avremo altre sorprese al cinema, altri successi. Noi vi ringraziamo, un saluto ai dipendenti. Ragazzi, un bacio grande dai ditelo voi. Indipendenti TV, siate sempre indipendenti. Da tutto. Grazie.
Sono Vladimir von Schwansteiger, vampiro, e succhio il sangue. Io sono Baba Sontezza, vampiro e succhio il sangue. Io sono Peppe Primo, quasi vampiro e succhio di frutta. Come succhio di frutta? No, il sangue non riesco a berlo, proprio non riesco a defluirlo. Ma cosa dici? Noi siamo vampiri da tante generazioni e per la precisione siamo volturi. Mio padre era vampiro. Anche mio padre era vampiro. Mio padre invece era operaio. Allora tuo padre non succhiava il sangue? No, mio padre lo buttava il sangue. Tuono! Basta! Tu così offendi il nome della nostra famiglia! È incredibile! Ha girato la testa! No, ha girato i piedi, però sullo sgabello! Ma come fa? Ma come fa? Si gira sullo sgabello e la testa va dietro, è un effetto ottico, ma quella la testa non la gira! Noi siamo vampiri, ma in certe occasioni succhiamo anche il sangue di prede animali! Ah, che schifo! Come che schifo? Lo succhiamo il sangue delle capre, delle pecore, degli agnelli. Beh, allora io non sono abituato. E perché? E mio padre lavorava in Fiat, erano gli agnelli che succhiavano il sangue a noi! Tuono! 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 Questa sera, però, sono assetato di sangue umano. Ma che ti mangi? Cosa hai mangiato? Una bruschetta. Con l'aglio? Certo, senza aglio la bruschetta non sa di niente! Ma tu sei un pazzo, l'aglio per noi è mortale! Madonna mia, mia moglie lo mette dappertutto, tuono! E allora, tu da oggi non potrai più mangiare aglio! Stupefacente! E fai tu è stupefacente! Al mondo solo lui ci riesce! Ma chi la capa non la gira tutto scemo! Mamma, per piacere! Ma glielo dovete dire a che... Mi prego, signor von Scarolen! No, io sono von Schwansteiger! Von Schwartlaten! Von Schwansteiger! Von Schwansteiger! Schwansteiger! Amaires! Steiger! Spimers! Ger! Ker! Er! Rum! Solo la R! Zeta! Gar! È un inetto! Mi prego, signor Swarovski, siete anche un vampiro brillante, fatemi diventare un vampiro qui a Bari! No! Tu non sarai mai un vampiro completo! E per questo, quando il sole sarà calato attraverso la montagna l'ombra, sarà nel fiume in sangue del girone infernale di colui che dom... Ma che cazzo di narine, che non si è capito niente, che ridi! Ha detto che dovrai morire! E morirai! Con un paletto di frassino infilato nel cuore! Maronna mia, quella culunga mi ha fatto tra me e coscia! Babaso, non prendi il paletto! Aspetta, Babaso! Tutti scemi! Oh, scemi! Ma è bello! Che tiene una percentuale sui paletti! Aspetta! Porta rispetto, ricorda che lui è Babaso e ha più di 300 anni! E a 7 ne può, carreposo, su, Babaso! Mi prego! Signor Sfraghetten, vi prego, fatemi diventare un vampiro. E va bene. Vi prego, datemi un'ultimissima possibilità. Va bene, come vuoi. Cosa dici, Iva Zanicchi? Gli diamo quest'ultima possibilità. Ok, Babason terzo. Scusa, ho tolto il motivista. E va bene, ti daremo l'ultima possibilità, però dovrai superare il battesimo del sangue. Ah, benissimo. Domani vado a fare analisi e ve le porto, non c'è problema. Ma cosa dici? È tradizione che il novello vampiro succhi il sangue a una giovane vergine diciottenne. Avete fatto anche voi questa prova? Certo, noi la facemmo nel 1800. Capite? 1800, adesso sapreste rifarla? In che senso? Nel senso che siamo nel 2021. Ora pigliamo la diciottenne che è ancora vergine. Tuono! Basta! Babason, prendi il paletto! Aspetta! All'anima e ci tempi! Ustusce! Fermo! Mi sciolga addosso! Che cosa? La iatta! Cosa? La iatta! La gatta! La iatta! Ma com'è una... perché la chiami iatta? A Napoli iatta, a Bari è gatta, è diverso. Scusa, ma perché c'è una gatta nei pantaloni? Perché a volte è piacevole. Mi prego, signor Sparghetten, mi faccia diventare un vampiro. E va bene! Allora vuol dire che ti daremo l'ultima possibilità. Cosa dici, Renato Zero? Gliela diamo per favore, ma ci conosciamo da 3.000 anni. Si è fatto la permanente, non ti riconosco. Ma quale permanente? Dico che costui è un uomo fortunato.
Perché in Italia esiste ancora una vergine tutta da succhiare. Ah, ecco, la tenevate nascosto. E forza, tiratela fuori, chi è? La Rosy Bindi! Ma che cazzo, la nonna mia! La Rosy Bindi, no! Come la Rosy Bindi? Ma come si fa a succhiarla? Da dove si inizia? Te la immagini mentre te la succhi tutta? Guarda come sta girando, capo e stomaco, veramente, veramente un sacrificio, però... Per diventare vampiro questo ed altro. Ma tutto altro. Mamma son, piglio paletta, va! Turno! Ditelo voi! Ditelo voi al palcoscenico! Buonasera, buonasera. Buonasera, lei c'è. Posso? Ah! E voilà! Sì, no, no, effetti, non ti stava male però. No, noi diversamente pettinabili non dobbiamo essere esclusi sempre. Onestamente è un piacere pulpito. Ma molto lieto, Francesco pulpito. De Fraia. Ma da che pulpito viene la predica? Buonasera. Quindi lei è un prete? Io... No, non ancora? Sono un prete. No, non sono un prete. No, lei è un prete. No, pulpito è un cognome, non sono un prete. Ah, c'è il cognome da prete. Eppure la faccia da prete. Eppure allora la faccia è un prete. Non sono un prete. Allora lei scelga, vuole essere morso dai vampiri o vuole il paletto di Frassino? Franci, pigliò paletto, va! Uomo!